Buongiorno amiche e amici di Volunbright, siamo qui oggi con la Protezione Civile per una città resiliente al Parco Le Vallette. Impressione positiva anche insomma il coinvolgimento dei ragazzi e dei bimbi che si avvicinano alla Protezione Civile, a ciò che significa anche fare prevenzione, e poi un grazie a chi l'ha reso possibile, quindi ai volontari e non solo. Beh, il ruolo del volontariato è fondamentale perché comunque sono le persone, i volontari che intervengono il prima possibile per dare una mano alla città, per riuscire a sopperire all'emergenza e quindi fare il controllo eventualmente dei fiumi in caso di necessità, aiutare la popolazione in caso di bisogno. Come potete vedere c'è veramente tutto in questo campo, siamo riusciti a mettere tutto quello che può essere utile in una situazione di protezione civile, quindi di emergenza, che sia un'alluvione, un incendio, un terremoto, qualsiasi cosa. Ci sono le tende della Croce Rossa, della Croce Verde, c'è la Croce Giallo Azzurra, abbiamo montato la tenda di segreteria, abbiamo l'unità mobile di coordinamento, abbiamo delle simulazioni, c'è una tenda con del fumo dentro dove simuliamo un incendio, quindi nel momento in cui succede un incendio facciamo capire anche cosa si può provare in una stanza piena di fumo. Ci sono i cani che sono addestrati appunto alle tecniche di protezione civile e anche di vigilanza urbana, perché sono i cani della polizia municipale. Abbiamo dei droni che vengono utilizzati appunto per monitoraggio del territorio. Insomma, c'è veramente, veramente di tutto. Penso che per i bambini sia molto importante stare anche fuori dalle classi, andare in giro, vedere cose, vedere come funziona la protezione civile, ma soprattutto per i servizi, no? Qua si vedono tutte quelle cose che loro vedono magari in televisione, quindi hanno la possibilità di togliersi tutte le curiosità del caso. L'idea è proprio quella di proseguire nelle scuole, proseguire sul territorio, arrivare il prossimo anno a fare qualcosa di un po' più strutturato proprio in alcuni dei principali parchi di Torino, però ci stiamo lavorando.